Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Roberta e questo è il canale Le Robe di Roby. Oggi video dei consigliati delle sciure. Ormai diventerà un appuntamento fisso, ve l'avevo detto anche il mese scorso. Io e le mie amiche Deborah, Martina e Giusy vi consiglieremo ogni mese i prodotti con cui noi ci siamo trovati bene. Li abbiamo divisi per categorie e quindi speriamo che questi piccoli consigli vi possano essere utili. Prima di tutto, però, vi invito appunto ad andare a vedere i video gemelli di Deborah, Martina e Giusy sui loro canali, che vi lascerò linkati qua sotto nell'info box. E già che ci siete, se vi volete iscrivere anche al mio canale, attivare la campanella, lasciare un like e un commento, a me farà solo piacere ed è tutto gratuito, incredibile, ma vero, a questo mondo si paga tutto, invece iscrivervi al mio canale non vi costa niente, mi farete solo felice e vi toccherà supportarmi e sopportarmi per il resto della vostra vita. Ma partiamo. Abbiamo anche per il mese di maggio 8 prodotti da consigliare, o meglio, questi saranno i miei, i prodotti della Roby, che sono prodotti molto basic. Chi mi conosce sa che io non sono una fashionista, ho fatto il tag delle fashioniste, ma non sono assolutamente una persona fashion, ma anche le persone non fashion hanno comunque qualche prodotto con cui si trovano bene, perché non essere fashion non vuol dire essere sciatte e trascurate. Quindi partiamo. Il primo prodotto che riguarda il make-up è sicuramente questo blush che ho acquistato su Avon, cioè su Avon, tramite Avon. Ed è un blush che mi ha incuriosito più che altro per la tipologia, perché io avevo sempre utilizzato dei blush al massimo in crema, se non banalmente quello in polvere. Questo invece era liquido e mi ha troppo incuriosito e quindi ho voluto prenderlo. Allora, ne serve pochissimo, io me ne sono innamorata dal primo utilizzo, ne serve veramente poco, o comunque per i miei gusti. E ha un finish stranissimo perché è liquido, ma poi quando lo andate a sfumare diventa impercettibile comunque sulla pelle. Io temevo che potesse lasciare magari unto, invece no, è leggermente shimmer, penso di aver utilizzato il termine giusto, quindi lascia giù dei brillantini, ma ed è comunque molto naturale. Vedete, io adesso ne ho messo veramente poco. Tra l'altro lo indosso anche adesso, ma vedete, quasi praticamente dal video manco si vede, cioè si vede veramente poco. Poi chiaramente vi assicuro che è modulabile, perché il primo utilizzo che ho fatto, non sapendo bene quanto fosse pigmentato, ho davvero esagerato e sembravo Heidi. Quindi si può ottenere un effetto a seconda del proprio gusto. E mi sembra di averlo pagato sulle 8 euro, se non ricordo male, appunto tramite Avon. Non mi ricordo se fosse scontato o fosse il prezzo di listino, ma sicuramente, a parte che è un prodotto che sicuramente durerà un sacco, sono 14 millilitri, ma appunto ripeto, ne serve talmente poco, ma sicuramente lo riacquisterò nel momento in cui mi finirà. Lo sto usando praticamente tutti i giorni. Il secondo prodotto è della skin care. Ora, il prodotto che vi farò vedere adesso non è propriamente un prodotto per il viso, ero indecisa tra due prodotti, ma l'altro prodotto ve lo farò vedere il mese prossimo, perché tanto comunque lo sto usando sempre, ma il prodotto sicuramente del mese di maggio è questo, sempre di Avon, ed è un deodorante roll-on. La profumazione è Fareway, adesso non so la pronuncia giusta, mi piace tantissimo. Allora, io in questi ultimi anni non ho grossi problemi di sudorazione, quindi non vi so dire, non mi sento di dire se sia persistente o meno. Loro lo danno come antipersistente, deodorante. Vabbè, non so perché è antipersistente. Vabbè, comunque buono.
se non avete grossi problemi di sudorazione, ve lo consiglio perché almeno a me piace come profumazione. Non a caso il prodotto successivo è il profumo e ovviamente non poteva che essere lui, qua non si vede, ma è praticamente il combo di questo, e cioè è il profumo Faraway, sempre di Avon, con questo packaging veramente carino, spettacolare, con la nappina, mi piace molto anche il packaging, e anche il profumo è veramente, ne approfitto, scusate, nelle mie corde. Ma a me sembrerebbe speziato, adesso non ho sotto mano, anzi adesso prendo perché ce l'ho il catalogo e vi dico così le note e vi vado a leggere proprio dal catalogo di Avon la descrizione di questo profumo. Una spezia passionale e sensuale dal ricco potere evocativo, si fonde meravigliosamente con il gelsomino per creare un'indimenticabile fragranza esotica, armonia orientale floreale, pesca gelsomino, muschio vanigliato. E devo dire, sì, il gelsomino non lo sento tanto. Sento tanto la pesca, però effettivamente sì, e il muschio vanigliato, sì, come nota la si sente, è molto molto buono, molto avvolgente, sicuramente, vabbè, a me piacciono molto i profumi così, però mi rendo conto adesso col caldo forse comincia a stonarci un po', ma io andrò avanti fino a quando lo finirò, perché tanto il mio profumo estivo ce l'ho già. Vediamo se riuscirò a parlarvene per il prossimo mese, dipende se finirò questo o meno. Dopodiché abbiamo l'accessorio. Allora, sicuramente come accessorio che ho utilizzato molto nel mese precedente è il cerchietto, non nello specifico esclusivamente questo, ma diversi cerchietti ovviamente fatti da me stessa medesima. Perché comunque i capelli sto cercando di farli crescere un pochino e quindi raggiungendo un po' una lunghezza del ciuffolo con il cerchietto riesco di più a domarli. Borsa! Ah, anche qua sono troppo contenta di farvi vedere. Questa è la borsa che ho utilizzato nel mese di maggio. Questa borsa pochette. Questa catena tutta colorata con la quale è possibile portarla a mano, ma anche la possibilità di avere non mi viene il termine di questa, la cinghia, mi viene da dire, come si chiama, la tracolla che si può comunque staccare. E dentro è fatta così. Allora, a me è piaciuta tanto perché ha questa parte trapuntata sia davanti che dietro e non è tanto grande come borsa, ma è abbastanza capiente per essere una sorta di pochette, perché ha qua uno scomparto, ne ha qua uno davanti che io di solito uso come portafoglio, ecco, perché essendo piccola comunque il portafoglio non mi ci sta, quindi documenti e portamonete le metto tutte qua dentro, e poi anche una cerniera qua dietro dove io solitamente metto le chiavi, il telefonino e i fazzoletti. Questa l'ho presa perché mi serviva una borsetta, una pochette blu, però per la comunione di mio figlio, però non volevo una pochette da usare solo in quell'occasione e poi da non usare più, e onestamente le pochette classiche, quelle piccoline, io le uso poco perché uso portarmi dietro il mondo, già questa è piccola per me, però riesco ad utilizzarla, infatti poi devo dire che è passata la comunione, sto continuando ad usarla, mi piace veramente tanto questa catena qua, è fantastica, tra l'altro anche se è blu, ma rende più facile anche l'abbinamento, quindi sono veramente contenta di questo acquisto. Passiamo invece alla canzone.
questo mese abbiamo una canzone nuova, stavolta non è legata a un film, è stata una scoperta recente, o meglio non tanto della canzone, perché la canzone non è originaria di questo gruppo di cui vi voglio parlare. Vi lascerò anche il link in descrizione perché secondo me ne vale veramente la pena andarli ad ascoltare. Sono un gruppo di ragazzi, penso del nord Europa, guardarli così, con la loro mamma. Sono una parte di famiglia con la mamma e poi penso che ci siano dentro anche degli amici. Sono un gruppo abbastanza numeroso, fanno cover, sono artisti, penso che nascano come artisti di strada. Ma andateli ad ascoltare perché sono veramente fantastici. Si chiamano, sperando che io possa dire il nome correttamente, The Petersens. Comunque vi lascio tutto in descrizione. E la canzone che mi ha fatto innamorare di loro è stata You're Still The One. E comunque vi lascio il link qua sotto, andateli ad ascoltare perché è bellissima la canzone. Che è di Shania Twain, una roba di, mamma mia, sono pessima, lo so, io l'inglese siamo pessimi. Comunque sicuramente voi avrete già capito a chi mi riferisco. La canzone è stupenda e loro comunque l'hanno fatta in maniera meravigliosa. Poi c'è il violino, il basso, no, è stupenda, andateli a vedere perché sono fantastici. Poi serie TV, ecco, io già sapevo che maggio sarebbe stato il mese dedicato a questa serie TV, già lo sapevo e adesso ve lo posso dire. Sono tornata a guardare, dopo il Dottor House del mese scorso, sono tornata a guardare Grey's Anatomy, yeah! Allora, non ho ancora ripreso in mano tutte le serie, infatti l'obiettivo che ho è di riprendere dalla prima serie. Adesso sono alla, mi sembra, 14esima, se non ricordo male. Sono contentissima perché a me piace tantissimo Grey's Anatomy. L'ho seguito non proprio dall'inizio, perché all'inizio lo snobbavo un po', ma dopo, quando ho iniziato ad appassionarmi, me ne sono veramente innamorata. E avevo smesso però di guardarlo dopo, non dico dopo che cosa, a parte che penso che lo sappiano un po' tutti, però magari se c'è ancora qualcuno che non l'ha visto, so ad esempio che anche Debbie sta guardando questa serie e quindi non dico nulla. Comunque dopo un evento particolare avevo smesso di guardarlo perché mi era passata così l'armonia, mi era passato il sentimento. Però adesso mi è troppo venuta voglia di rivederlo e quindi ci sono rimessa addosso. E poi abbiamo il film. Allora, non c'è stato un film in particolare come invece il mese scorso, perché avevo ricontinuato a guardarlo stesso. Quindi vi dico l'ultimo che ho... È anche vero che ho avuto meno tempo di guardare film questo mese. Sono stata un po' più incasinata, quindi vi dirò l'ultimo che ho guardato, che è un film adatto a tutta la famiglia, infatti l'ho guardato anche con mio figlio e anche a lui è piaciuto veramente tanto, un film dai buoni sentimenti, molto leggero quindi, e mi sto riferendo a Tata Matilda con Emma Thompson. Molto carino come film, secondo me, soprattutto per i bambini fa molto sognare. Comunque c'è questa tata che man mano che i bambini diventano sempre più educati, lei diventa sempre più bella, quindi quando si presenta è quasi un mostriciattolo e invece man mano che i bambini si comportano bene cominciano a scomparirle dei nei che ha nel viso, il dentone, insomma diventa un personaggio molto molto gradevole. Secondo me è un film veramente carino da guardare, quindi ve lo consiglio. Basta, io direi che per oggi siamo arrivati al termine degli 8 prodotti che avevo da consigliarvi. Spero di avervi fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video con le solite rubriche. E invece con questa rubrica specifica ci vediamo il mese prossimo. Ciao, a presto!